Grande Gregorio Paltrinieri. La grafica invece ci dice che dall'alto al basso della vasca ci sono Germania, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti, Francia, Australia, Cina e Austria. È la finale mondiale, qua staffetta 4x100 mista, la staffetta del sogno azzurro. Italia con Cecon, Martinenghi, Burdisso, Miressi, Stati Uniti, Murphy, Fink, Andrew Held, Francia, Doi Broara, Vicherà, Marciane, Grosse, Australia, Cooper, Stubblety, Cook, Temple e Chalmers. Diamo un'occhiata anche alla Gran Bretagna, Greenbank, Wilby, Guy e Dean. La Gran Bretagna che ha sconfitto gli Stati Uniti 3 anni fa, priva però ovviamente di Adam Peaty, gli Stati Uniti che hanno rimandato a casa il loro capitano Caleb Dressel, l'Italia che vuole assolutamente diventare gigantesca in questa staffetta. Italia in corsia numero 3, tensione altissima, apre Thomas Cecon, il campione del mondo dei 100 dorso, aggancio al device. E comincia l'ultima gara maschile di questi campionati del mondo, la staffetta 4x100 mista. Italia in acqua con Thomas Cecon che trova lo stacco dal device a 0,61, non è il suo punto di forza la partenza nella parte nuotata, però l'Italia deve subito fare la differenza nelle prime due frazioni, Cecon più Martinenghi, quindi bisogna spingere subito a tutta. Thomas Cecon che trova la resistenza lì nel passaggio ai 50 di Ryan Murphy, 25-19 per entrambi. È ottimo il passaggio di Cecon, perfetto, si replica il duello che ha dato l'oro e l'argento nella gara individuale. La differenza Cecon l'ha fatta negli ultimi 20 metri, qua già ai 75, prende un margine e continua a insistere, in difficoltà Murphy, molto bene Cecon. Cecon continua a spingere, Italia davanti, si va al cambio con Nicolò Martinenghi in acqua, 51-93, unica staffetta sotto il muro dei 52 secondi dopo il dorso, l'Italia, il cambio di Nicolò Martinenghi a 0,23 e si spinge per cercare di contenere il recupero di Nick Fink in acqua per gli Stati Uniti. E mezzo passo è fatto, anzi guadagnando altri 2 decimi rispetto a quello che era il vantaggio sulla carta, quindi una bella frazione, un'ottima frazione nel confronto. Italia-Stati Uniti, grande primo 50 di Martinenghi, deve stare attento però a non forzare troppo, a non lasciarsi travolgere dall'emozione, e qua sta nuotando divinamente. Sulle ali dell'emozione, sulle ali dell'entusiasmo, Nicolò Martinenghi, 26-58, il suo passaggio ai 50 metri con Nick Fink che continua a spingere, l'Italia è sempre davanti, Nicolò Martinenghi non deve mollare ora assolutamente, deve resistere fino alla fine perché sta recuperando Nick Fink, un pochino più brillante dell'azzurro in questa parte finale di frazione della rana. L'arrivo di Nicolò Martinenghi, il tempo lanciato 57-47, super. Italia davanti con il cambio di Federico Burdisso a 0,22, gli Stati Uniti che sono sempre lì con il fiato sul collo della staffetta azzurra, deve cercare di fare l'impresa della vita Federico Burdisso nel delfino. E questa è la nostra frazione più delicata, quella in cui sulla carta siamo decisamente al di sotto, manteniamo dietro Michael Andrew, ancora 2 decimi di vantaggio per l'Italia, secondi 50 metri che sono più amici nel delfino dell'Italia rispetto agli Stati Uniti, e infatti si vede come stia caricando Burdisso. Deve insistere Federico Burdisso, ci deve credere fino alla fine, nonostante il ruggito di Michael Andrew, l'Italia è sempre davanti, adesso si prepara ad entrare in acqua, Alessandro Miressi, ce l'andiamo a giocare sul filo del rasoio, ce l'andiamo a giocare fino alla fine, Italia davanti agli Stati Uniti quando manca lo stile libero, 2:40-03 per l'Italia, un cambio a 0:30 per Alessandro Miressi, a 0:28 per Ryan Held. Held che attacca come da suo solito e Miressi andrà alla caccia nei secondi 50 metri, l'americano è abituato ad aprire immediatamente, Miressi ha preferito farlo passare e metterglisi di fianco per poi prendergli un filo alla scia e attaccarlo nella vasca di ritorno, adesso parte. Stati Uniti che sono riusciti a superare l'Italia, Italia che comunque andrà, uscirà da questa gara con un'altra medaglia, e Alessandro Miressi che adesso va al contrattacco, cerca il sorpasso, lo trova per pochissimo nei confronti di Ryan Held che prova a resistere fino alla fine, l'Italia però è davanti ancora una volta, è stata scritta la storia alla Dura Arena, 3:27:51, Italia medaglia d'oro, Italia sul tetto del mondo per quello che riguarda la nostra nazionale, 3:27:51, record europeo, e soprattutto è stato fatto
quello che mai era accaduto finora. La nostra staffetta mista mai a podio a un mondiale ci va adesso e lo fa sul gradino più alto del podio. Allucinante! Quinta medaglia d'oro per l'Italia in questo mondiale. Andiamo in doppia cifra, sono 10 in tutto. Abbiamo assistito a qualcosa, ripeto, di storico per il nostro sport e per il nostro nuoto. Thomas Ceccon, enorme, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi. Beh, tricolore non è mai stato così bello, l'inno non è mai stato così bello come prima per Paltrinieri. Questa vittoria è letteralmente scioccante, grandi in ogni loro frazione, individuali, eccezionali nell'insieme, pazzeschi nella strategia, emozionante fino all'ultimo, con il record europeo anche super staffetta. E poi aspetta, perché Italia-Stati Uniti, nell'euforia del momento, nel gasamento totale, nel delirio assoluto, dobbiamo ricordare che la Gran Bretagna si piazza sul terzo gradino del podio davanti all'Australia, e dobbiamo ricordare che la storia è stata scritta anche perché, quando parliamo di Stati Uniti e di staffetta mista maschile, parliamo di una nazione che di fatto all'Olimpiade questa staffetta non l'ha mai persa, ma quella all'Olimpiade, al Mondiale su 18 edizioni fino a questo momento, 13 volte sul gradino più alto del podio, e rimangono 13 su 19 perché oggi medaglia d'oro è l'Italia. Ebbene sì, e ci sono dentro anche due squalifiche, per cui sul campo l'hanno persa veramente poche volte. Oggi in maniera netta, per una prestazione infinita, Italia che ne va a sconfiggere gli Stati Uniti nel miglior campionato del mondo degli Stati Uniti della loro storia. E io non so, anche se un campionato del mondo per l'Italia del nuoto come questo succederà ancora, mi auguro di sì, ma 10 medaglie, 5 d'oro, 2 d'argento, 3 di bronzo, oltre ogni più rosea previsione, oltre ogni più rosea aspettativa. Sì, però se tu vai a guardare l'anagrafe di questi ragazzi, fanno 21, 21, 23, 24, e quindi c'è molto giovane, c'è ancora tanta strada da fare, e l'impressione che sia l'inizio, per quanto già un punto altissimo, è l'inizio di un periodo storico. Ma hanno trovato tutti una grande frazione, hanno fatto il loro dovere, 51 e 93, c'è con praticamente a quanto? Tre decimi dal suo record del mondo, 57-47 lanciato Martinenghi, 50-63 lanciato Burdisso, 47,5 lanciato Alessandro Miressi. E ancora non ci credi? No, no, è stata meravigliosa. Tu hai detto c'è il Gran Bretagna al terzo posto, non mi ero accorto che ci fossero altre squadre in gara. Tommaso, scusami. Ma a un certo punto ce neanche erano solo io, due. A un certo punto non vedevo più nulla neanche io. Adesso vedo i nostri ragazzi che stanno arrivando in zona mista, quindi andiamo di corsa sul piano vasca di Elisabetta Caporale. Emozioni a ripetizione, quinto oro per l'Italia, siete stati magnifici. Una giornata appunto per l'Italia veramente incredibile, abbiamo fatto tantissime medaglie. Questa la sognavamo, ci credevamo, abbiamo fatto tutti dei parziali pazzeschi, quindi diciamo che ce la siamo meritata. È risorto anche Alessandro Miressi, grandissima frazione, e ci fa piacere per te e per l'Italia. Sì, sono contento per questa medaglia, sono stati veramente, come ha detto Thomas, tutti bravi. Era l'ultima gara, bisognava proprio dare tutto, poi dopo anche la prestazione di Gregorio che ci ha gasato a manetta, eravamo tutti belli gasati per questa staffetta e quindi doveva andare così oggi. Eh sì, Gregorio ci ha gasato a manetta, anche a noi. Sì, vabbè, anche a me mi ha gasato. Oggi avevamo un'opportunità che non potevamo perdere e infatti ce la siamo portati a casa. Meglio di così non potevamo fare, siamo contenti, almeno io sono contentissimo, immagino anche i miei compagni qui. Bene, bene, bello. Uno splendido bottino per l'Italia, per alcuni di voi personalmente. Sì, 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 oggi forse è stata la medaglia più bella, secondo me. Prima della gara ho detto, mica, sapete che bello sarebbe, scusate, sapete che bello sarebbe cantare un inno tutti insieme per la prima volta, magari oggi. Loro hanno detto, oggi sarà la volta buona, quindi al di là dell'eterno Greg che ci ha esaltato tanto, una giornata fantastica,
eravamo lì testa a testa, sapevamo che dopo le prime dorso avevamo del dorso della rana avevamo un po' di margine, così è stato. Ottime frazioni di tutti, siamo contentissimi. Avete superato il record di medaglia dell'Italia, un'Italia magnifica. Sì, è l'Italia, un'Italia forte, un'Italia fortissima. Noi poi siamo molto, molto semplici nell'esserlo così, quindi quella è la cosa più bella. E non vedo l'ora di godermi un po' a pieno questo inno, questa medaglia con loro, che abbiamo fatto tanto tanto gruppo. Riportatele qui queste medaglie. Assolutamente, assolutamente, ciao. Complimenti ragazzi.